soprattutto nel momento in cui sono nudo, dove non sono nuda, ho legato le bretelle della canottiera perché ci sono 42 gradi, no, 42 non, però 37 oggi, 37 percepiti, 39. Fa caldo comunque, c'era l'aria prima, dove è finita l'aria? Aria? Non doveva l'aria. Va bene. Comunque facevo questa recensione perché ho fatto appunto il sondaggio su Instagram e ho chiesto se volevate appunto il video sulla recensione delle mascherine in tessuto. Io sono, normalmente uso quelle chirurgiche, ma per il semplice fatto che mi trovo meglio. Adesso spiegherò perché. Quelle chirurgiche, a parte il fatto che sono più repelibili perché comunque se lavori queste cose qua te le danno sempre, sì, mi è spuntato un brufolo fantastico. Perché io sono stata troppo tempo in acqua e ho usato una maschera che mi ha sprigionato. Non so, proprio devo farmi una maschera per il viso, insomma. Comunque, a parte perché mi dà fastidio, mi guardo sempre in telecamera. Devo farmi un'altra maschera per il viso. Comunque, ho comprato una maschera. Sì, una maschera, buonanotte, se la possiamo fare. Ho comprato ultimamente, cioè ho comprato comprare. Una maschera in tessuto, l'ho presa da Zwicky, quindi chi magari si trova bene, gli piacciono e tutto il resto, costano 2 euro, ci sono tanti tipi, non sono ovviamente di fattura, chissà di quelle, non sono di fattura ottimale, perché comunque con 2 euro cosa pretendete dalla vita? Io normalmente uso quelle chirurgiche, ovvero, quelle chirurgiche cosa sono? Sono quelle lì, azzurre, che si mettono nelle orecchie così, le classiche mascherine che vedete anche che ho nelle storie. Ho detto proprio con quello in tessuto perché a volte magari può capitare che mi si rompano. Cioè, mi è capitato 2 volte solo. Devo dire che questa partita di mascherine è migliore delle altre. Però normalmente uso quella chirurgica, quella che ha anche il ferretto qua sul naso, perché essendo che il naso è a patata, a volte mi cade giù. Mi cade comunque, però col ferretto è un po' meglio. Ho scoperto dopo forse un mese che si portava le mascherine che il ferretto doveva essere stretto. Perché io ho problemi, sì. Allora, ho preso questa qua appunto da Zwicky, che dentro vi dà anche tutto un foglietto che vi spiega, perché comunque non è infinita, ma secondo me si può usare anche un po' di più. Sopporta 10 lavaggi, eccetera, cioè proprio se non ci scracciate dentro, secondo me, detto cordialmente, secondo me potete anche lavarla dopo un giorno, 2 giorni, secondo me. Io l'ho solo messa un secondo lì perché ho tolta. Allora, è così, non ho visto la scritta perché purtroppo quando era messa nel pacchetto era messa così. Allora, l'ho scelta rossa perché di solito mi piace il rosso, sapete. C'era anche nera, però non era col caldo. Era messa così praticamente, quindi non ho visto la scritta. E quindi c'era scritto così, c'era scritto questo. Quindi non sapendo cosa ci fosse scritto, vedevo solo a malapena la F. Dopo vediamo, c'era scritto facial, qualcosa, invece c'era scritto femminista. Però vabbè, lo stesso, a me non c'è scritto solo una qualcosa. Il problema è che io non ho capito come si metteva all'inizio perché ho detto me la provo nel bagno perché volevo vedere com'era ed è abbastanza grande oppure fosse piccola, invece faccio vedere com'è così muoio anche un po' di più di caldo. Praticamente io spero che si metta così per gli esperti che siete in linea con me, dimmi se sbaglio a metterla, ma io a rigor di logica ho provato e secondo me andrebbe così, secondo me. Però guardate, io cioè, normalmente mi copre tutta la parte, mi copre benissimo, va bene, però a me va negli occhi, sinceramente, questa cosa qua non mi fa impazzire. Cioè, si può anche regolare un po', nel senso che si può portare così e tutto, però essendo che io vado in pullman e me la devo abbassare, non è probabilmente me la così, e poi in teoria dovrei tirarmi le orecchie come Dumbo e gli mettermela su così. Cioè, la trovo abbastanza scomoda, nel senso, a parte perché sembro Dumbo. E si può, io la alzo anche un po' di lato perché veramente la trovo un pochettino scomoda per come l'hanno costruita, però una volta sistemata non è così male, cioè nel senso che la trovo più comoda se deve starmi in testa per tanto tempo, perché comunque la posso regolare con il codino, la posso regolare, però il problema è che soffoco, soffoco. E poi il fatto che io a volte la tiro giù per andare a bere o queste cose qua, cioè dovrei praticamente decompormi così, poi se salgo sul pullman me la posso anche rimettere così, ok? Però io voglio una cosa un po' più, cioè, è scomoda tirare su tutto. Quell'altra chirurgica che adesso non ho, poi magari ve la farò vedere. Quella chirurgica, vi faccio l'esempio, utilizzando questa. Immaginate che fosse chirurgica, io basta che faccio così. La tiro su, voilà, la tiro giù, tiro su. È più facile perché magari sono fuori, salgo in pull, ma la voglio più pratica. Questa non è che è brutta, perché una volta sistemata bene,
la trovo più comoda che quella chirurgica perché non ha quei pilucchi schifosi che si formano comunque monouso. L'unica cosa che fa sudare. Lo dico fa sudare, però devo dire che magari se non fa troppo caldo, se siete nei centri commerciali, si può usare. Appunto, se dovete passare tanto tempo nei centri commerciali e tutto il resto dovete tenerla molto tempo in faccia, magari conviene questa qua, che adesso gliel'ho applicata pure male. Se invece ne volete una più pratica, quella di togliervela, mettervela, togliervela, mettervela, secondo me conviene quella chirurgica. Poi sono opinioni, contate che questa qua è pagata 2 euro, quindi per queste fantasie. Normalmente ti ricordo anche 5 euro, magari anche più belle. Poi siccome dipende molto dal tessuto. Tipo la mia l'ho trovata molto molto sottile in tessuto. E la cosa bella è che potete lavarla in acqua fredda e riutilizzate questa qua almeno 10 volte. E poi, a parte ciò, secondo me alcune sono, di fantasia sono anche molto carine. Però io mi trovo meglio con quelle chirurgiche perché le trovo più pratiche. Però se trovate una buona marca, un buon tessuto, adesso io questa qua l'ho comprata perché fa poco, volevo provare, non è male, però per me, che viaggio comunque in pullman, devo cambiarla, cioè devo tirarla su, tirarla giù, tirarla giù, tutta l'aria è tornata, sai che bello, tutta l'aria, non siete tanto ma siete i miei capelli, ah, che si muovono, tutta l'aria, per me che diciamo, se vado un po', sono più all'aperto, più chiuso, aperto, chiuso, è più comoda quella chirurgica. Però devo dire che non è brutta, per quello che costa 2 euro. Per chi interessa, Zuichi si può trovare sia in centro di, meno di centro di Torino, nei suoi mercati, nei centri commerciali. È carina, diverse fantasie, se no comunque potete trovare tutti online. Guardate solo appunto quante volte potete riutilizzarla, perché comunque essendo anche in tessuto non so se possono essere utilizzate all'infinito, non me ne intendo. Io spero che le tolgano, perché io ho. Il problema è che qua mi suda tutto e infatti la cosa che mi si forma sono questi, che sono praticamente sono brufoli purtroppo, sì, non sono bellissimi da guardare, infatti ogni tanto devo fare la pulizia del viso, perché comunque tenendo la mascherina tanto tempo, poi sono stata 4 ore nella vasca e poi sono andata lì per coppe con la mascherina, non è il massimo, praticamente ti fa inumidire la pelle, fa schifo, ma in verità per far togliere i brufoli bisognerebbe far seccare la pelle. E quindi diciamo che non fa bene la pelle, soprattutto anche alle labbra, io ho sempre sete. Questa cosa qua io preferisco quella chirurgica, ditemi voi cosa preferite, se vi piace più quelle comunque, appunto, quelle in tessuto, quelle chirurgiche, se non volete proprio metterla, sono concorde con voi, mi rilego i capelli che mi è sceso il codino, è tutto. Sì, ho i capelli perché se lo stesse chiedendo, perché molti mi dicono, ti sei rasata? Sì, i capelli li tengo sempre legati, ragazzi, mi dispiace, farò dei video poi con i capelli sciolti, ma ho fatto boccato per adesso, scusatemi ma non ce la faccio, se volete che muoio mentre faccio il video grondante, no, quando farà più fresco, magari dopo, in questi giorni, la prossima settimana da 24 gradi, magari quando da 13-15 gradi, mi faccio anche proprio la versione hollywoodiana che strusciano al vento sotto l'uragano e vi faccio il video, per ora non posso, quindi. Vi saluto, ditemi se preferite appunto queste qua in tessuto, quelle chirurgiche o non portarle affatto, io sono per non portarle affatto, ma se devo proprio portarle, metto quelle chirurgiche. O almeno non faccio come molti che si mettono il foulard o la mano davanti alla bocca, che non ha nessun senso. Vi saluto, vedete, hashtag io odio le mascherine. Io ho caldo, odio il caldo. Al prossimo video.